La promessa, anticipazioni. Felisiano è figlio di Petra. Lunedì, 12 agosto 2024. Valentin tenta in ogni modo di conquistare Maria Fernandez, utilizzando tutti gli stratagemmi e gli escamotage possibili. Salvador non può fare altro che assistere a questa situazione ed inizia ad essere dispiaciuto quando si rende conto che il disagio di Maria Fernandez non fa che aumentare. Pelayo e Mauro si rendono conto che l'autista non sta tornando da Villa Alcuino con l'ossigeno richiesto. Le condizioni di Catalina peggiorano sempre di più, perciò l'ossigeno è fondamentale per garantirle la sopravvivenza e perciò Pelayo e Mauro decidono di mettersi in viaggio loro stessi per cercare di salvare la ragazza. I Luian parlano con i duchi della situazione di Jimena che non fa altro che peggiorare. I genitori della giovane puntano il dito contro di loro, ma allo stesso tempo capiscono di dover agire. Però rifiutano il suggerimento di portare Jimena in una clinica psichiatrica. Infatti decidono di tornare a casa insieme a Jimena e, a casa con loro, intraprenderà un percorso di guarigione al termine del quale però dovrà tornare alla promessa, essendo rimasta a tutti gli effetti la moglie di Manuel. Martedì, 13 agosto 2024. Manuel confessa a Yana che questo avvenimento ha segnato un punto di svolta nel suo matrimonio. Infatti, non può continuare ad accettare ciò che succede e, quando Catalina si sarà ripresa, lui potrà divorziare da Jimena. Yana invita Manuel alla prudenza perché ci sono una serie di variabili in gioco che potrebbero cambiare tutto. Cruz parla con Curro e lo pressa affinché entri nell'esercito come dovrebbe fare alla sua età. Curro si rifiuta e i due hanno uno scontro. Quando Lorenzo viene a sapere ciò che ha fatto la Marchesa, si altera perché ha agito senza il suo consenso ed anticipando i tempi che avevano concordato. Lorenzo dice che a questo punto sarà molto più difficile convincere Curro e bisognerà escogitare un piano alternativo. Cruz è furiosa con il capitano per il modo lento in cui stanno procedendo le cose e lo invita a trovare, stavolta, il piano giusto per allontanare Curro da Alonso una volta per tutte. Lope fa ritorno alla promessa perché le cose a Madrid non andavano affatto bene. Ringrazia i marchesi per averlo riportato indietro, ma Alonso gli dice che è stato Mauro ad occuparsi di tutto e a garantire il suo rientro. Mercoledì, 14 agosto 2024. Petra decide di affrontare Felisiano e gli svela la verità sulle sue origini. Infatti, lui è suo figlio e non suo fratello come ha creduto per tutta la vita. Petra, inoltre, svela che la cosa non si dovrà sapere se non tra loro, perché lei aveva promesso diversi anni prima a Cruz che se l'avesse assunta e l'avesse aiutata a prendersi cura del figlio, non avrebbe raccontato nulla a nessuno ma l'avrebbe presentato a tutti come suo fratello. Cruz ora non associa il neonato dell'epoca al Felisiano che ha assunto oggi alla promessa. Petra aveva avuto una relazione con un uomo dell'alta società, amico della Marchesa e sposato, perciò si era deciso di nascondere in tutti i modi la verità su questo bambino. Felisiano rimane sconvolto quando scopre tutti questi dettagli ed ha un nuovo durissimo scontro con Petra. Felisiano parla con Teresa e le dice che tutta la sua vita finora è stata una bugia e lui non sarebbe dovuto nascere, perché è stato tutto un errore. Teresa come sempre lo conforta e gli dice che tutto quello che è successo in passato non è colpa sua e non lo riguarda più, quindi deve andare avanti e non abbattersi. Giovedì, 15 agosto 2024. Catalina sta sempre peggio. Cresce la tensione perché Pelayo e Mauro non sono ancora tornati con l'ossigeno necessario. Per fortuna, poco tempo dopo la situazione si risolve positivamente. Pelayo e Mauro fanno ritorno con l'ossigeno, che viene subito somministrato a Catalina da Abel. Le sue condizioni migliorano rapidamente e tutti sono contenti. Dopo tanto tempo è finalmente tempo di festeggiamenti alla promessa, ma Cruz non è affatto contenta di questa evoluzione positiva e sperava che le cose andassero molto peggio per Catalina. Alonso ha uno scontro con la moglie accusandola di essere troppo apatica nei confronti delle sorti di Catalina e di dare l'idea di essere disinteressata alla questione. Cruz fa poi emergere il vero problema accusando a sua volta il marito di essere troppo vicino a Curro, che in realtà è soltanto suo nipote e non dovrebbe dargli tutta questa importanza. Alonso e Curro hanno poi un confronto, a cui Yana assiste con preoccupazione. La domestica infatti teme che possano esserci evoluzioni rapide e che possa esserci un allontanamento tra i due, dopo tutto quello è costato cercare di costruire un rapporto ed arrivare alla verità.
Venerdì, 16 agosto 2024. Jimena non è più presente alla promessa perché i suoi genitori l'hanno portata via. Manuel e Yana si rendono conto che nonostante questo, loro non riescono ad avere una storia d'amore e non riescono a passare del tempo insieme. Non era Jimena l'impedimento principale quindi, bensì la loro situazione. A questo punto i due decidono di mettere distanza tra di loro. Salvador si rende conto che la decisione di prendere una pausa con Maria Fernandez, stessa scelta fatta da Lope, non ha portato e non porterà a nulla. Feliciano gli dà dei consigli e Salvador si rende conto che il ragazzo ha ragione. Teresa continua a spronare Feliciano a riprendersi, ma quest'ultimo rivela a tutti che lui è il figlio di Petra e perciò non riesce ad accettare la situazione. La notizia quindi arriva a tutta la servitù, causando la forte preoccupazione di Petra che doveva mantenere segreta la notizia. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi cosa succederà ora che Feliciano ha scoperto tutta la verità? A voi i commenti.